si lamentano tutti perché le luminarie è un Natale freddo. È morto, è vero questo? No, no, l'amministrazione c'è, cioè, presente e sarà presente anche con le luminarie. I fondi sono pochini, però con la collaborazione un po' anche di sponsor e di anche dei commercianti, volendo, abbiamo possibilità di fare sicuramente qualcosa. Il simbolo natalizio ci sarà senz'altro. Non saranno luminarie particolarmente importanti, ma ci saranno sicuramente. Stiamo lavorando e riusciremo a realizzare qualcosa. Dove? È preciso. Tutto il centro come di ordinario, quindi il Corso Tommaso Vitale, Piazza Duomo, Piazza Immacolata, Piazza Villa, Piazza Giordano Bruno, senza tralasciare quello che comunque fa parte del centro, quindi qualche simbolo ci farebbe piacere poterlo estendere anche su via San Felice, via San Paolino. E senza dimenticare ovviamente Piazzolla e Polvica, che meritano comunque un decoro natalizio, un'attenzione assolutamente sì. Quindi del capoluogo. Stiamo lavorando e speriamo quanto prima di essere operativi e di illuminare in tutti i sensi questa città. E quando? È Natale. Ci auguriamo, abbiamo avuto anche purtroppo il cattivo tempo che ha remato contro, quindi speravamo di poter essere operativi per l'Immacolata nei prossimi giorni sicuramente. Sembra che anche oggi il tempo ci stia accompagnando, quindi incrociamo le dita anche per le condizioni meteo. E le sue assessorato, per quanto riguarda il suo assessorato, che è importante, novità? È importante, sono deleghe che hanno bisogno di tanta, tanta passione, tanto lavoro, tanta presenza. Scherzando, dicevo che tante deleghe così impegnative, manca quella più importante, la bacchetta magica. Ci proviamo, faremo tutto il possibile per far risalire la china. Sono tutte deleghe di primo piano e tutte però comunque che hanno bisogno di attenzione. Quindi con un po' di buona volontà ce la metteremo tutta. Quindi sarà presente l'amministrazione? Assolutamente sì. Grazie. Assolutamente sì. Grazie.